A Piazza Politeama a Palermo, la tappa dello Tsunami Tour con Beppe Grillo, assaltato dalla gente che cerca di parlargli, e adesso è sul palco, parlerà ai suoi elettori. Non ci credeva nessuno che venivamo qua a fare il lavoro che abbiamo fatto. Quindi è già iniziato qualcosa, ci siamo in mezzo, non lo percepiamo, forse lo percepiremo fra qualche anno, ma il cambiamento sta partendo da qua. Le vostre facce hanno un altro sguardo di due mesi fa ci siamo visti, abbiamo fatto le comunali, non siamo arrivati al 4%, al 5%, ma non è questa città solo, è la Sicilia, è tutta l'Italia, forse anche l'Europa. Stiamo andando verso qualche cosa di sconosciuto, ma ci stiamo andando con la paura, la disperazione, e questa cosa io vorrei cambiarla. Vorrei dire, signori, qui stiamo facendo veramente la storia di qualcosa di nuovo. Quelli che avete alle mie spalle sono siciliani incensurati, sono candidati qua, residenti in Sicilia, a Palermo. Li potete guardare un mese prima delle elezioni, li potete votare, non votare, è inutile venire qua a fare promesse, non ce le abbiamo più promesse, non credete più in niente, è una vita che vi fanno promesse, è anche una vita che vi prendono per il culo. Io non vengo a farvi la cosina di marketing sotto campagna elettorale, io vi dico solo quello che abbiamo già fatto, cosa hanno fatto questi ragazzi qua e cosa fanno e cosa faranno. Quando mi dicono che non abbiamo un programma, io divento matto. La prima cosa che dobbiamo fare è mandarli tutti a casa, fuori. Signore, è populismo, sì, è populismo. Prima di mandarli a casa, ve lo prometto, facciamo una piccola, lucida indagine fiscale sul patrimonio dei politici, perché non possono andarsene. Hanno fatto il redditometro, facciamo il politometro. Patrimonio del politico prima, quando è entrato in politica. Patrimonio del politico quando uscirà dalla politica, e se durante la sua politica non quadreranno i conti, cioè lui non sarà congruo, apriremo delle inchieste e ci faremo ridare i soldi come ai mafiosi. Qui siamo senza Stato, senza regole. Ci sono persone che hanno fatto la campagna politica sulla vita di 1800 famiglie. Bisogna immediatamente pensare a questi casi qua.